Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, questa volta sul profilo Instagram di Matteo Salvini, detto il Netflix delle minchiate, il vice premier si scaglia contro la maleducazione stradale. Pochi giorni fa aveva postato il video di un ragazzino che con la bicicletta faceva una cosa pericolosissima. Impennava. Rischiare di far male a se stessi e agli altri, dice, per un po' di visibilità. Idiota e pericoloso, ma i genitori dove sono? Dove sono? A parte che quel po' di visibilità gliel'ha data un ministro mostrando a tutti i suoi 2,2 milioni di follower. Però dobbiamo dire, su una cosa ha ragione, cioè impennare una cosa pericolosa da idioti. Ma chi è che è così sprovveduto, chi è così sprovveduto da farsi immortalare mentre impenna? Indovinato, sempre lui. Questo è Salvini la scorsa settimana all'ECMA. E la foto non l'ha postata un paparazzo, un amico, proprio lui, sul suo profilo, capito? Sarà sicuramente una svista, perché Matteo Salvini tiene davvero tanto alla sicurezza stradale. Ha lavorato... Cosa ha fatto? Ha parlato del nuovo codice della strada che combatte così un'abitudine pericolosissima, la guida in stato di ebbrezza. Allora, aspetta. Nel nuovo codice della strada non toccheremo il tasso alcolemico, qualche bicchiere di vino... Non solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare. Ma come è lecito per chi lo ritiene salutare? Per Salvini, se vieni fermato completamente sbronzo e dici alla polizia ma a me la grappa fa bene, loro non solo ti lasciano andare, ti aggiungono anche dei punti alla patente. Ma il ministro delle infrastrutture per una volta ha postato qualcosa che c'entra con il suo compito istituzionale. Sì, ha parlato di un viadotto. Oh, finalmente uno studio elaborato su pro e contro del ponte sullo stretto. Quasi. Tipo? Però comunque, Roma. Gattina cade dalla tangenziale, però dalla tangenziale in zona San Lorenzo, passanti stendono lenzuolo e lo salvano. Però c'è la tangenziale. Ma come cazzo gli viene in mezzo punto glielo diamo. Ma no, il top il nostro ministro l'ho raggiunto domenica pranzo, dopo la spesa. Ci ha tenuto a fare un video che noi vi facciamo vedere così. Lo commentiamo dopo. Sì, guardatelo dall'inizio alla fine. Ricordandomi solo che i nostri soldi vengono amministrati da lui. Prego. La spesa della domenica in una Roma che aspetta il derby. Schivando un po' di cacche di cani lasciate da padroni maleducati, e immondizia sempre in giro. Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. Ora, giusto due cosine. A parte parlare di merda e finire con buon appetito. Vabbè. Poi a Roma c'erano 17 gradi, c'ero anch'io, questo andava in giro col piumino. Ma poi parla di immondizia in giro, inquadrando a se stesso dei cassonetti assolutamente vuoti, puliti e in ordine. Ma soprattutto, veramente... Floris. C'è qualcosa di più pirla che dire che c'è pieno di merda e di cane e camminare guardando il telefonino e non guardando per strada? Ma quante ne avrà schiacciate? Insomma, è impressionante. Non possiamo lasciarvi però...